monti di Merano si sono vestiti di sole e di dolce autunno. Passano di festa in festa. Dopo aver assistito all'elezione di Miss Italia, oggi vedranno la corsa dei 40 milioni. I valligiani, appassionati di cavalli, ricordano. Antenati della gloria, sono qui dipinti i vincitori delle successive prove dal 35. Con l'interruzione della guerra sono ormai 13. El Crim esce ora sulla pista di maglia per la corsa del 52. Il proprietario inganna l'ansia con Simon Simon. Il primo via è subito il buono. 12 i concorrenti che affrontano sul terreno infido i 5.000 metri con 26 ostacoli. Varcato il primo, i due francesi Le Magnifique ed El Crim mettono l'acceleratore. Sono compagni di scuderia. I loro fantini con le casacche a granata conquistano subito il soprannome di Diavoli Rossi. Brevi le emozioni dei possessori di biglietti che per radio ascoltano la gara. Una fugace apparizione di Ermellino, la coraggiosa battaglia quasi da pari a pari del nostro accorto contro il dominatore. Ma all'uscita dall'ultima curva sul Gran Siepone, il gioco è fatto. Le due lunghezze di El Crim su accorto sono diventate tre. Accorto sconta un errore commesso sul Siepone sbarrato. El Crim è solo. Galoppa a rendere ancora più splendida la propria vittoria. Tra poco Marcantonio Satta, sergente degli Alpini, saprà che questo cavallo gli ha recato in groppa la ricchezza.